Ciao, sono Gianluigi Bonanomi, sono qui per parlarti di Popper, che non è una droga, ma era un filosofo, comunque un filosofo della scienza molto molto importante, e lui aveva introdotto questo, tra gli altri, questo concetto della falsificabilità, cioè se una teoria scientifica è dimostrabile, ma soprattutto sono replicabili gli esperimenti e tutto quanto, allora quella è scienza, altrimenti è metafisica e non gli interessava. Perché ti parlo di questo? E cosa c'entra con la comunicazione digitale? Che cosa c'entra la falsificabilità con LinkedIn? Beh, tutto quello che tu racconti nel tuo profilo LinkedIn, secondo me, dovrebbe essere dimostrabile, dovrebbe essere falsificabile. Quindi, se tu mi racconti che sei un grande venditore, però a questo punto, se non ci sono le prove, per me non vale niente. E ci sono due tipi di prove che noi possiamo fare. Mettere a disposizione degli altri. Uno, dati oggettivi, quindi mettere dei numeri, dei risultati che siano in qualche modo appunto comprovabili, e due, invece, non essere tu a dire che sei bravo, ma farlo dire a qualcun altro. Magari pensa a un cliente che dopo, nonostante ti abbia pagato, mette pure la faccia per dire che sei bravo. Quindi la falsificabilità per me è importante perché è una questione di credibilità, è una questione di autorevolezza e ci ho fatto parte fondamentale del mio metodo per l'ottimizzazione del profilo LinkedIn e il suo uso strategico che si chiama LinkedIn 10C. Nella descrizione di questo post e di questo video ti linko tutti gli approfondimenti per quanto riguarda il metodo con tutta appunto la parte di autorevolezza e falsificabilità delle tue competenze. Ti rimando allora al mio sito gianluigibonanomi.com. Ciao!